Ragazzi, perché non sto vedendo niente? Noè? Ehi! Ah! Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Per favore, no! Non mi sto spaventando? Oh! Non avvicinatevi! Chiunque ci sia qui, non si avvicini! Che cosa vuoi tu? Che cosa vuoi tu? Oddio! Oh, oddio, no, non dobbiamo cadere nell'erba! Non dobbiamo cadere nell'erba! È stata avvistata l'erba che non puoi calpestare mai! Quest'erba ti darebbe degli incubi, degli effetti collaterali molto strani, tipo anche della cecità. Non riesci a vedere le cose lontane da te, solo quelle vicine, ma questo crea tipo tutto del buio intorno. Ma gli effetti negativi di quest'erba non finiscono qua, perché porterebbe anche alla morte. Anche perché sono degli spuntoni in realtà, non sono dei semplici fili d'erba, cioè quelle cose che vedete non si muovono, sono proprio fisse. Dunque facciamo una prova: se io salto qua, sono morto. Ok, quindi ogni volta che calpesto quest'erba maledetta, in effetti davvero io muoio. Ma non solo muoio, perché oggi, oddio, perché sono Steve? Rieccomi qua. Dicevo, c'è catnap in questo mondo. Infatti dobbiamo stare super attenti. E questo non è il semplice catnap, ma è catnap oro. Perché la versione oro, per un qualche motivo, è tipo mezza maledetta ogni volta. Cioè ancora di più del catnap normale, perché noi sappiamo che catnap vero è maledetto. Allora, noi però dobbiamo fare una cosa: dobbiamo entrare in queste case e prendere tutte le risorse che ci sono qua dentro. Solo che non so come si faccia, perché è circondato da quest'erba. Vedete, peraltro, gli spuntoni arrivano tutti quanti da sopra. Ovviamente su Minecraft non c'è modo di fare gli spuntoni veri. Però la leggenda racconta proprio che quest'erba non è un'erba normale, dei fili d'erba normali, ma sono proprio degli spuntoni che fanno male appena li calpesti. E poi ti danno tutte quelle maledizioni, tipo la cecità, tipo la maledizione delle varie cose. Orribile, 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 veramente. Comunque qua, allora, c'è del cibo sicuramente, che direi di prendere. Dobbiamo trovare ogni cosa che c'è in questa casa e dobbiamo prenderla, dobbiamo sfruttarla a nostro vantaggio, soprattutto per sopravvivere. Vabbè, ci sono dei cetrioli di mare, non mi interessano. Ok, della carne la teniamo, mica la buttiamo noi la carne, è buona! Gnam 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 gnam. Ecco, del carbone che ci servirà magari per fare delle torce, perché potrebbe essere pericoloso di notte qui, anche perché poi gli zombie possono spingerci nell'erba e cose brutte brutte. Ecco, gli stick, vedete che esplorando le case si trovano cose utili. Ecco, il letto io lo prenderei, ovviamente, anche perché ci allontaneremo da qui. In un qualche modo dobbiamo fare, ragazzi, non so però come, perché vabbè, a parte queste case che è bello perché non si tocca terra, non si tocca l'erba, però poi tutto il resto del mondo di Minecraft è ovviamente pieno d'erba. Quindi o andiamo... cos'è? Ah, sono dei lama semplici. Quindi o andiamo sugli alberi, che sono abbastanza strani, cioè nel senso non è la classica cosa di Minecraft, oppure siamo fritti! Ma fritti con l'olio! Ah, qua c'è pure un'altra scala che sale. Magari riusciamo a trovare delle cose più utili. Ecco, queste cose le prendiamo, che ci servono, magari. Ok, prendiamo anche queste cose. Raccattiamo tutto, attenzione! Ma allora, chi è la persona normale che penserebbe di mettere dell'erba qui dentro? Uno, perché c'è questa erba non va bene, perché è maledetta. Due, perché comunque è una casa. Perché metti dell'erba in una casa? Me lo spieghi? Allora, io scenderei immediatamente. E infatti mi sono fatto male alle ginocchia. Per uscire spaccherei il vetro. Non si fa, ovviamente, ma io lo spacco. Ah, questi blocchi di miele io li prenderei, perché ci servono per evitare di cadere sull'erba, ovviamente. Allora, però prima facciamo una cosa. Io direi di prendere il legno da qui, che vabbè, so che sembra una cosa pazzesca, perché sto prendendo il legno di una casa e sembro tipo impazzito, anche perché se poi cade la casa, ma per fortuna siamo su Minecraft, quindi non succede. Quindi adesso mi faccio la crafting table, mi voglio fare un piccone anche di semplice legno, perché così almeno riusciamo a prendere questi blocchi di miele, perché appunto ci servono per poterli posizionare per terra, perché una volta posizionati saranno utili per evitare di morire per l'erba cattiva. Come si suol dire, le erbacce crescono sui suoli erbosi. Io direi che il cibo non lo buttiamo, perché ci serve a tante cose, tipo a sopravvivere. Anzi, sapete cosa? Mi è venuta un'idea migliore. Perché non moriamo di fame? Potrebbe essere un'ottima idea. Come dite, non devo morire di fame, va bene, ok, avete ragione. Ragazzi, guardate qua, tutte queste cose sono fatte di angurie. Ora, so che sembra una cosa stupida, ma non è proprio stupida, cioè... io prenderei le angurie. Aspetta un attimo. A parte che sono fatte di angurie, sì, ma come caspita gli è venuto al costruttore della casa di costruire la casa di angurie?
Ma come gli vengono in mente certe cose? Ma veramente, ma quanto sono geni dall'1 al 30.000? Oh, ma sto aprendo, peraltro è diventata notte! Dobbiamo andare a fare la nanna. Ecco qua, mi metto in letto. Adesso dormo, dormi! Prima che arrivino gli zombie, anche perché poi quelli ci spingono nell'erba cattiva. L'erbaccia, aspettate, devo fare un rituale della mangrovia. Il rituale della mangrovia, aiuto! Andate via, andate via! Puzzoni. Oddio, 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 oddio. No, 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 lo sapevo, lo sapevo. È circondata tutta la casa di zombie. Peraltro, perché questi qua non muoiono mai? Io ci muoio appena calpesto tutto! Brutti scurreggioni, va bene. Entriamo all'interno della casa, mi riblocco dentro perché sennò gli zombie rientrano. E se rientrano gli zombie io sono in pericolo. Adesso farei una cosa. Allora, prima di tutto bisogna capire se su questa terra si muore. No. Ok, quindi scaviamo qua sotto e prendiamo le cose, perché se noi andiamo in caverna, quindi se scaviamo sotto sempre di più. Oh, ho distrutto tutto quanto, non dovevo. Abbiamo preso un po' di torce che ci serviranno ovviamente per vedere in futuro, anche perché in questo momento poi purtroppo non ho la cosa che mi illumina automaticamente, no? Che è la cosa più bella. E peraltro in questa versione di Minecraft, che è una cosa abbastanza odiosa, non posso tenere le torce nella seconda mano. Solo praticamente nella mano classica, quindi va bene. Ah, sto sentendo un rumore, c'è lo zombie, mi sa. Signor zombie, se ne vada via! Oh, questo è carbone. Va bene, prendiamo il carbone, sempre buono, ovviamente. Ragazzi, cos'è stato? Ho sentito qualcosa tipo da questa parte? O mi sbaglio? Ti prego non mi dire che sta succedendo qualcosa di strano, eh. Oddio, allora, a parte che quello è normale. Non mi sembra che ci... Oh! Oh! Cos'è? Oh mio Dio, ma è scomparso pure, porca vacca. No, ok, bisogna stare attenti. Catnap, mi sa che si è molto innervosito. Non va bene, non va bene, non va bene. Per favore, no, 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 io ho paura. Ok, mi sono chiuso dentro, così almeno non può entrare, giusto? Non è che tipo lui arriva adesso dalla caverna, mi uccide. Porca vacca, se succede questa cosa urlo. Non che adesso non stia urlando in effetti, però urlo ancora di più. Ma che scherzi. Non voglio catnap oro qui, che poi chissà che poteri ha quello là. Oddio, mi vuole far fuori. Ok, siamo dentro la caverna. Quindi qua ci sono due opzioni: morire dagli scheletri oppure vivere e prendere dei materiali utili. In questo caso sceglierei di vivere e prendere dei materiali utili. Che ve ne dite? Arco 2! No! Ah, gli zombie, lo sapevo. Vedete che gli zombie spingono, ragazzi. Io che vi ho detto prima? Che vi ho detto prima? Porca puzzarda! Porca puzzona! No, non va bene. No, non va bene, ragazzi. Sono in pericolo. Ho mezza vita. Sono in pericolo veramente tanto. Ma nessun problema, perché adesso illumineremo con la nostra torcia super potente. Quindi abbiamo capito che abbiamo bisogno di una cosa prima di tutto, ovvero dell'armatura. Quindi facciamo così, distruggiamo lo zombie, mettiamo la torcia qui. E basta, però rompi scatole che non sei altro. Madò, quanto sono rompi scatole? Cos'è stato? Ho sentito uno strano rumore ancora di più, ancora più forte proprio. Ok, però il ferro lo prendiamo prima di morire tanto, che io non voglio morire tanto. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è prendere il ferro. Ah, sto essendo trascinato dalla corrente. Ok, allora abbiamo bisogno di prendere il ferro, perché senza il ferro non va bene. Quindi andiamo qua, così almeno non c'è la corrente. Mettiamo la torcia così ci vediamo. Prendiamo il ferro, così raggiungiamo i nostri obiettivi che avevamo detto. Dopodiché, aiuto, aiuto. Ok, perfetto. Prendiamo di nuovo quest'altro ferro. Guardate qua, qua c'è la combricola dei simpaticoni. Proprio simpatici, simpaticissimi proprio. Ma avete presente tipo i compagni, tipo quegli antipatici della classe che tipo se ne stanno sempre lì, che ti guardano e che poi ti prendono in giro? Ecco, la stessa identica cosa. Sono praticamente loro. Con questo non sto dicendo che i zombie siano dei compagni di classe, anche perché sarebbe un problema, immagino, no? Però mangiamo e recuperiamo vita prima che sia troppo tardi. Perché qui ci sono appunto zombie, ci sono cose. Prendiamo ovviamente il carbone. Ho sentito un rumore. O mi sbaglio? Ma sono abbastanza certo di averlo sentito invece, quindi non mi sbaglio. Io direi di fare altre cose. Direi prima di tutto di continuare a scavare, prendere ferro, prendere cose. Ma io non so, ho scavato letteralmente un tunnel infinito e ancora ho trovato... Sì, ho trovato del ferro.
poco però, ne devo trovare di più. Per favore, datemi più ferro. Devo sopravvivere a catnap e poi all'erba. Ah, come la chiamiamo? Erbum? Come caspita si chiama quest'erba? Scrivetemi nei commenti il nome dell'erba che preferite, perché quest'erba qua è fuori di testa, ragazzi. Assurdo. Ah, oh, qua però siamo in fondo, quindi questo vuol dire che va bene. Benissimo, sono contento che stiamo entrando sempre più in fondo, in profondità, in questo modo. Ok, sono fuori, ho raccolto un bel po' di ferro. Ma vedete là per un secondo, guardate, lì c'è una montagna di sabbia. Se la fortuna vuole, magari noi potremmo trovare tipo una distesa di sabbia infinita, chiamasi anche deserto in effetti. E quindi io direi di andare... Oh, eccoci, sono morto, ops. Vedete, mi sono sbagliato, ops. Però allora bisogna collegare questa cosa con... Vabbè, facciamo così, va. Ok, questa volta non mi sbaglio più. Però dobbiamo anche cercare di risparmiare. Ecco, perché ho dell'erba? Ma perché ho dell'erba, ragazzi? Ma com'è possibile? Ma per fortuna che non l'ho usata e che soprattutto non sono morto tenendola nell'inventario. Ecco, vedete perché è meglio anche utilizzare la cobblestone. Proprio per questo motivo qua. Quindi facciamo così, va. E poi ok, così. Quindi avviciniamoci sempre di più a questa cosa di sabbia. Magari troviamo anche della piramide. Quella. Ah, la piramide del deserto. Stavo per cadere sull'erba e morire. Eccoci qua, sono morto, lo sapevo. Mannaggia, guarda, mi sto innervosendo, ragazzi. Però questa volta cerchiamo di non morire più. Quindi ritorniamo da questa parte. E purtroppo in un mondo fatto d'erba, ragazzi, continua a morire. E che ci posso fare io? E lo so che siete arrabbiati. E scusate, che ci posso fare? E porca puzzarda. E va bene. Allora, quindi salto qua, così, così. Così, così. Ah, no, attenzione. Ok, così. Questa volta, vedete, sono intelligente. Faccio così pure. Genio. Genio del male, proprio. Ok. Tanto continuiamo ad avvicinarci qua. Ok. Ok, così. Mamma, che bravi che stiamo diventando. Così. Ho paura che se no non riesco. Quindi così. Ok. Madonna, cioè è difficilissimo. È difficilissimo. Ok. Ci stiamo sempre più avvicinando. Allora, vi risparmio questa parte perché immagino che io mi sto innervosendo molto. Immagino voi. Allora, ci siamo quasi. Andiamo da questa parte. Devo mettere il blocco, perfetto. Se no ci morivo male, ma per fortuna siamo stati molto, molto bravi. Ok, ed eccoci qua. Ok, allora, in teoria, adesso, se la mia cosa era giusta, qua ci dovrebbe essere una distesa enorme di sabbia, giusto? Beh, ragazzi, sembra di sì. Aspettate un attimo che prendiamo anche i bastoncini, ovviamente, tutte le cose. Poi è super luminoso qua perché è tutto bianco. Sì! Bene! Allora questa cosa ci aiuterà tantissimo perché allora possiamo camminare. Però mi raccomando, ragazzi, non dobbiamo scordarci una cosa. Ovvero che è molto facile che appena c'è un blocco di erba che magari non vediamo da qualche parte, ci mettiamo proprio il piede e moriamo! È cosa che non dobbiamo fare, ovviamente. Quindi ricordiamoci sempre che non dobbiamo pestare l'erba. Quindi prima di tutto io vorrei capire una cosa. Vorrei capire se c'è tipo una piramide del deserto, perché appunto questo è un deserto, no? Quindi di solito perché di solito nel deserto ci sono le piramidi, no? E infatti l'ho trovata. Perfetto, cioè aspetta. Sì, è una piramide, mini piramide, ma in realtà perché è sepolta dalla sabbia. Chissà le storie di queste piramidi di Minecraft. Io non ho mai sentito la storia della piramide, però sarebbe interessante capire. Magari erano tipo di antiche civiltà, magari, queste piramide. Non so se ci avete mai pensato. Vabbè, magari sono io che mi faccio troppe cose in testa. Ok, avevate paura, vero? Avevate paura. Ma per fortuna non è successo niente. Vabbè. Allora, il ferro lo prendo, anche se in realtà ce ne abbiamo abbastanza. Peraltro... una cosa che mi sono scordato di fare. Io, in effetti, ho preso il ferro, no? Che cazzo è? Scusa, ho detto una parola. Ho detto... vabbè. Non... forse non ho detto niente adesso. Quindi, praticamente... però, praticamente, qua... questo libro, che caspita è, stavo dicendo? Perché non mi è chiaro che cos'è, in effetti, capite? Quindi, è un po' strano. Però... ah, però sapete cosa possiamo fare? Possiamo prendere la TNT, ma non so se ci serve a qualcosa. Ci serve la TNT... vabbè, sentite, sempre meglio prenderla, no? Ecco qua. E poi dicevo anche di mettere, di
comprendere immediatamente di fare una di quelle armature in ferro che a noi ci servono tantissimo in questo momento, soprattutto perché ovviamente, vabbè, per essere difesi, ok, perfetto. E siamo qua, adesso ci mangiamo qualcosina. Blocchiamo la strada così non possiamo più cadere. La TNT invece ce la teniamo nelle mani perché magari ci servirà. Peraltro noto che forse sta arrivando anche notte, quindi dobbiamo prepararci il prima possibile alla distruzione totale del, della notte. Quindi dormendo ovviamente, non serviva fare tutta questa ipotenusa quadrato. Oh, ma lì c'è qualcosa. Aspettate, andiamo a vedere. Oh, però veramente, che cacchio. Ma cosa sto vedendo? Ma non... Aspetta, raga, dobbiamo dormire un attimo. Mettiamo il letto qua, così facciamo passare la notte. E il letto è troppo distante, perché qua sto vedendo cose che i miei occhi non vorrebbero vedere. Cosa caspita era? Perché è così profondo tutta questa cosa? Ma forse quindi va da qualche parte strana? E poi lì cosa c'è? No, aspettate un attimo, vedete? Quindi questo mondo ha qualcosa che non va. Vabbè, l'ho messa lì perché tanto dobbiamo buttarci direttamente in mare appena possiamo. Quindi mi metto la crafting table qua, mettiamo così. E poi adesso scendiamo da questa parte. E olè! Stavo per sprofondare, ma per fortuna non è successo. Ora, punto primo, capiamo cos'è questa cosa, perché io vedo qui delle cose. Ma... no, vabbè, non è normale. Cos'è questo rumore? Ma allora vedete che c'è qualcosa di strano qui in questi posti, ragazzi. Vedete che c'è qualcosa di strano. Io ve l'ho sempre detto, quando vediamo delle alterazioni, delle anomalie nella generazione del mondo di Minecraft, significa che ci potrebbe essere qualcosa che non va. Non sempre, ma a volte può succedere questa cosa, purtroppo. Quindi ricordatevelo anche voi quando giocate a Minecraft, ovviamente. Se vedete delle anomalie di qualche tipo... ecco, sentite... questa volta avete sentito, c'era anche un rumore dentro il gioco. E se vedete delle anomalie, mi raccomando, prestate attenzione, perché potrebbe esserci qualche mistero del quale non sapete la provenienza. E quindi è sempre bene informarsi e cercare di capire bene, anche per escludere possibili cose brutte in questo senso. Ecco degli smeraldi che direi di prendere, ma soprattutto la mela d'oro. Affinità con l'acqua, ok, gli incantesimi, ma dai, prendiamoli. Tanto direi che affinità con l'acqua comunque è buono come incantesimo, non è male. E poi qui, oltre alla piramide, c'era anche un'altra cosa, ovvero il villaggio. Vediamo un attimo questo villaggio com'è. Allora, signor villaggio, mi dica un attimo. Prima di tutto mangiamo perché sto morendo di fame. Però vedete che proprio non è normale questa zona, ragazzi. Poi il villaggio non è messo su niente. Cioè, praticamente, se io scendo qua, cioè, fluttua nel vuoto. Com'è possibile? Cioè, non può galleggiare un villaggio. Forse perché è attaccato lì. Vabbè, ma a parte che siamo su Minecraft, quindi la gravità non vale. Ma però vedete da qua, ragazzi, ma quanto va in profondità? Ma son serio, Ma va tipo centinaia di blocchi, praticamente, in profondità. Ma questa cosa non l'ho mai vista su Minecraft. Almeno sul mio Minecraft, sul quale gioco, perché io gioco dalla versione Java. Questa non è la versione Java, questa è un'altra versione di Minecraft. Quindi, non so se a voi è capitato oppure no. Questa si chiama Bedrock, la versione che sto giocando io in questo momento. Anche perché c'era qui questa cosa dell'erba che punge. Ragazzi, perché non sto vedendo niente? Noè! Ehi! Ah! Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Per favore, no! Non mi sto spaventando! Oh! Non avvicinatevi! Chiunque ci sia qui, non si avvicini! Che cosa vuoi tu? Che cosa vuoi tu? Oddio! Oh, oddio! No, non dobbiamo cadere nell'erba! Non dobbiamo cadere nell'erba! Oh, oddio! No! Ok, qua non c'è l'erba, quindi va bene. In teoria. Ok? È sparito tutto? Siamo bene. Accidenti, lo sapevo, quindi questa zona ha dei problemi. E forse, ragazzi, io era quello che vi raccontavo. L'erba dà anche cecità. Cioè, praticamente fa diventare per un po' di tempo almeno cieca una persona. E sono morto. Comunque, teniamoci questo villaggio come casa per la prossima volta. Tanto qua abbiamo anche un sacco di fieno che possiamo usare per fare il pane e tutto quanto. E quindi qua siamo al protetto. Ricordatevi di bloccarmi così non vedete più i miei video. Sto scherzando, ovviamente. Però scrivetemi se volete vedere il continuo di questo video, invece.